Ciao da Avsim! A saperlo che a sbattere fuori dall'Europa e dalla Champions League la Juventus ci avrebbe pensato Čeferin e non Pirlo, tante critiche probabilmente all'allenatore della Juventus non le avremmo fatte. Partiamo con un po' di ironia, un po' di sarcasmo. Dopo la notizia clamorosa diffusa direttamente dalla UEFA, il comunicato ufficiale di ieri 7 maggio, perché non si può stare mai tranquilli, venerdì, in cui appunto la UEFA ha annunciato l'accordo preso con 9 dei 12 club che hanno dato vita alla Superlega, e quindi sono tutti i club inglesi, poi c'è l'Inter, c'è il Milan e c'è l'Atletico Madrid, per andare a risolvere questa questione. Ma sostanzialmente non è un accordo, è praticamente un patteggiamento, cioè sono questi 12 club che si sono inginocchiati, si sono prostrati, sono arrivati così al cospetto della UEFA a dire: no no, ti prego, non farmi del male, fai tutto quello che vuoi di me. E quindi ecco gli estremi di questo accordo, ecco i termini di questo accordo, cioè 5% di trattenuta da parte della UEFA sui ricavi che dovrà versare per la prossima stagione. E quindi, facendo una battuta, l'Arsenal non avrà nessun tipo di sanzione, perché l'Arsenal l'anno prossimo non andrà in Europa. Beh, naturalmente si tratterà poi di posticipare questa sanzione alla prima occasione utile. 15 milioni totali, quindi tra questi 12 club ovviamente sono poco più di un milione a testa, da versare alla UEFA, che poi andrà a versare per i bambini, quindi anche per avere un bel ritorno d'immagine. Noi vi abbiamo dato una sanzione, ma in realtà questa sanzione non la tratteniamo mica, noi la andiamo a dare ai bambini per lo sviluppo dello sport. Ovviamente l'impegno solenne di far parte sempre comunque delle competizioni UEFA, alle quali queste società di anno in anno andranno ad acquisire il diritto di partecipare, sulla base naturalmente dei campionati nazionali, e anche delle belle clausole già previste come sanzioni in caso di qualcuno che dovesse nuovamente decidere di andarsene, quindi andare contro praticamente l'establishment della UEFA. E quindi, se qualcun altro dovesse provare a fare un'altra Superlega, se ci riprovate, sono ben 100 milioni di sanzioni per voi, 50 milioni per la violazione di qualunque altro termine di questo accordo, che è veramente molto stringente. Parliamo di forche caudine sostanzialmente, cioè questi club hanno anche dovuto chiedere scusa, hanno chiesto scusa ai tifosi, hanno detto: non lo faccio più, mamma non ti preoccupare, non lo faccio più, toglimi la merenda, però adesso sarò bravo. Davvero un'umiliazione, cioè questi club hanno preferito subire una umiliazione pubblica, perché non stiamo parlando di un accordo tra gentiluomini, non stiamo parlando di una dimostrazione di rispetto nei confronti delle istituzioni, stiamo parlando di una dimostrazione di ossequio nei confronti delle istituzioni, che istituzioni che da parte loro mostrano zero rispetto nei confronti di questi club, zero rispetto. Quindi stiamo praticamente parlando di un discorso paternalistico da parte di Čeferin, che poi si è anche auto elogiato per questa cosa, dicendo: avete visto, adesso questi club hanno chiesto scusa, per cui noi ne teniamo conto, ma di fatto sono comunque delle sanzioni che vengono applicate. Ora, dobbiamo parlare di queste sanzioni che sono all'interno di questo patteggiamento, ma dobbiamo parlare naturalmente di quelle ben più gravi che si minacciano ai tre club che invece sono rimasti ancora fuori, e cioè Barcellona, Real Madrid e Juventus. Sapete quello che sta circolando? In realtà questi tre club sono stati effettivamente deferiti in ambito disciplinare già ieri, e si dice che dopo la finale di Champions Čeferin andrà a tuonare definitivamente con una richiesta di esclusione dalle coppe europee per 2 stagioni, quindi la sanzione più grave attualmente prevista dalle norme UEFA, ma dobbiamo vedere se è applicabile. Questo è il discorso, perché da una parte, ripeto, abbiamo un accordo che sembrerebbe quasi appunto un accordo alla pari, quindi un riconoscimento reciproco delle proprie posizioni, invece non è così, è un patteggiamento con tanto di scuse e con tanto di umiliazione. Dall'altra parte invece vediamo un possibile procedimento disciplinare con tanto di sanzioni fortissime, pesantissime, e dobbiamo vedere se sono valide, se sono legittimate. Ma uscendo invece dall'ambito UEFA, nell'ambito Superlega, perché di questo stiamo parlando, ci sarebbe invece altre sanzioni che, quelle sì, pare, sono codificate. Dove? All'interno dello statuto, dell'atto costitutivo della società Superlega. Sanzioni nei confronti dei club che sono usciti. Al di là del fatto, se sia vero o meno, ma questo non lo sappiamo, così come non sappiamo tanti altri termini di questa vicenda, che se in Superlega restano solo 3 club, la Superlega si scioglie automaticamente. In realtà il problema è che comunque questi 9, che adesso sono stati elogiati e salvati, diciamo così, dalla UEFA, dalle minacce più pesanti nei confronti degli altri 3, non sono realmente usciti
perché non c'è stata nessuna reale procedura di uscita formale dalla Superliga. Io sono andato un po' a guardare i regolamenti disciplinari, soprattutto il regolamento disciplinare della UEFA per l'anno 2020, e forse non ho saputo leggere, forse non ho cercato bene, forse ci sono altri atti, sicuramente non sono assolutamente esperto di diritto sportivo europeo, è la prima volta in questo momento dedicato alla Superliga in cui vado a leggere qualche cosa che riguarda il diritto sportivo della UEFA, però io non ho trovato lo straccio di una sanzione codificata, quindi prevista prima, relativa ad una situazione come questa che possa portare quindi all'esclusione dalle coppe. Quindi se è vero quello che ho visto, cioè che non c'è questo tipo di previsione, Juventus, Barcellona e Real Madrid, ma chiunque altro, non potranno essere sanzionati in questo modo, addirittura con l'esclusione per 2 anni dalle coppe europee, perché ciò non è previsto. Allora, se è previsto, e ripeto, mi sfugge da qualche regolamento che non sono riuscito a trovare, dove c'è proprio scritto chi commette una violazione grave, perché è chiaro che nei regolamenti e negli statuti della UEFA c'è l'articolo 51 dello statuto che dice che tutte le competizioni, che è vietato organizzare competizioni in ambito europeo senza l'accordo di UEFA e FIFA. Però non è prevista una sanzione in quella norma lì. Allora, o c'è una norma diversa che in qualche modo prevede, consente alla UEFA di andare ad applicare una sanzione simile in ambito disciplinare, e allora va bene. Allora io, come tifoso della Juventus, ma come tifoso di calcio, ma se volete anche come giurista, accetto tranquillamente che la Juventus, Real Madrid e Barcellona possano essere esclusi dalle competizioni europee per 2 stagioni, perché se sta scritto, loro dovevano sapere, i 3 club, che andavano incontro eventualmente a questo tipo di sanzione, e quindi se la beccano. Se non sta scritto da nessuna parte, qui siamo di fronte ad una iniquità gravissima. Cioè la UEFA non lo può fare, semplicemente non lo può fare, anche se a Ceferin farebbe piacere, anche se sarebbe una degna conclusione di questa vicenda lato UEFA, cioè la UEFA che dimostra di essere integra, di essere potente, di essere forte. Se non c'è scritto non lo puoi fare, ma paradossalmente è scritto, a quanto pare, invece nello statuto e nell'atto costitutivo, quello che sia, della Superlega, che chi viene meno all'accordo va incontro a delle sanzioni. Quindi paradossalmente gli unici sanzionati veri saranno proprio questi, potrebbero essere proprio questi 9 club che hanno deciso di autoumiliarsi di fronte alla UEFA. E lo ribadisco, questa è una umiliazione ed è la conferma che da una parte ci sono alcuni club e presidenti che la storia se l'erano preparata bene, poi probabilmente hanno tirato avanti soltanto un bluff per cercare di mettere la UEFA a spalle al muro, per attivare l'antitrust e quindi la normativa europea dell'Unione Europea che tutela la libera iniziativa economica, ma il discorso Superlega, cioè l'iniziativa proprio come torneo, non era realmente concreta, però se l'erano preparata bene, ripeto. Dall'altra parte invece ci sono questi fuggiaschi che hanno fatto solo una figuraccia. A questo punto noi la figuraccia la dobbiamo affibbiare e attribuire a questi club che se ne sono andati, perché non ha alcun senso se ci pensate. Voi entrate in un'iniziativa come questa, che è un'iniziativa comunque grave, importante, impattante sul calcio europeo e mondiale, sottoscrivete tutto quello che c'è da sottoscrivere, clausole e controclausole, poi a un certo punto, perché i tifosi vi remano contro, come se non lo sapeste da prima, vi tirate fuori, poi la UEFA vi contatta uno per uno e vi dice: guarda che se accetti questo patteggiamento e questa umiliazione, è come se fossi Serse di fronte a Leonida e a tutti quanti gli altri, non ti faccio nulla, anzi ti faccio poco, e allora andate di nuovo come appunto dei cagnolini bastonati dalla UEFA a chiedere scusa, a fare ammenda e a sottostare a questa sanzione con annessa umiliazione. Chi è che si è comportato in maniera coerente e lineare? Mi pare evidente che siano stati Laporta, Perez e Agnelli e non tutti gli altri. Poi, tra parentesi, vorrei fare anche una piccola menzione a Zhang, perché com'era la storia? Zhang è un grande amico di Agnelli? Sì, infatti Zhang se ne è uscito il prima possibile dalla Superlega senza manco salutare per salvarsi, e invece Agnelli sta ancora lì. Ma che cosa allora può succedere? Ci sono tantissime cose che non sappiamo, tantissime cose di cui non abbiamo idea. Stiamo anche un po' ragionando per senso logico, però non avendo soprattutto le carte davanti, soprattutto quelle che riguardano la costituzione della Superlega, è difficile capire in che orizzonte ci stiamo muovendo, in che campo siamo.
Certo è che le parole di Infantino, da parte come presidente FIFA, sono molto pesanti. È chiaro che Infantino, da presidente FIFA, non può di punto in bianco mettersi a dire «Io disconosco la UEFA, Čeferin ha sbagliato e sono dalla parte dei club della Superlega». Non possiamo, in maniera logica e diciamo coerente, ma in maniera intelligente e avveduta, non possiamo aspettarci una cosa simile. Quindi le parole di Infantino, che auspicano un dialogo e che non ci sia una guerra, che non ci sia un muro contro muro tra le parti, cioè tra Club Superlega e UEFA, sono delle parole molto forti, perché è chiaro, ripeto, che Infantino deve mantenere una certa posizione intermedia, cioè non può andare in maniera sferzante contro la UEFA, appunto. Quindi quel poco che Infantino ha concesso a livello delle sue dichiarazioni tra AS e l'equipe ai club della Superlega è tantissima roba. Ed è quasi una sfiducia nei confronti di Čeferin, nel momento in cui Infantino dice che un po' tutti devono chiedersi perché si è arrivati a questa situazione, non bisogna fare i populisti e non bisogna andare allo scontro, pur naturalmente Infantino ribadendo la sua fiducia e il suo sostegno alla UEFA e a tutti i tornei così come sono stati normalmente organizzati. Ma ripeto, quello è normale perché stiamo parlando di Infantino come presidente FIFA. Ora, ripeto, dobbiamo aspettare che cosa potrà succedere, e potrà succedere comunque, cioè astrattamente possiamo immaginare che si arrivi a questa sanzione pesantissima, anche se c'è da dire che questo comunicato ufficiale della UEFA è abbastanza curioso in una parola in particolare, perché parla di reintegro, dopo quella cosiddetta Superlega, trattata proprio come se fosse carta straccia, e ci sta, ripeto, è un discorso che ho provato a fare già tante volte. Qui non siamo da una parte con l'istituzione pubblica che tutela il calcio e l'interesse pubblico e dall'altra parte pochi privati che pensano al proprio orticello. Qui siamo di fronte ad un contrasto di interessi privati di egual misura e di egual segno. La UEFA è un'istituzione privata, che ha interessi privati e dentro ci sono dei soggetti che non pensano in prima istanza o non sempre al bene del calcio e alla distribuzione degli utili, ma a fare anche i propri interessi a livello economico e a livello di potere, quindi a livello politico. Questo dobbiamo dire in maniera assolutamente serena e disincantata. Quindi tutto quel discorso, la retorica sul salvare il calcio del popolo, era appunto retorica. E lo vediamo anche in questo caso. Cioè, qual è la sanzione per questi club che invece pensano di aver sottoscritto un accordo, invece si sono auto-umiliati e si tratta di un patteggiamento? È una sanzione pesante per aver tentato di uscire dalla UEFA, non per aver messo a rischio i valori e quant'altro. E anche per il futuro, la clausola di 100 milioni di sanzioni o 50 milioni in caso di violazione è pesantissima e segnala proprio come alla UEFA l'interesse principale sia di tutelare se stessa, di tutelare la UEFA. Ma chi l'ha detto che la UEFA è l'unico modo per organizzare tornei di calcio in Europa? Io non sto dicendo che quelli che hanno provato a fare la Superlega hanno fatto tutto bene, hanno fatto quasi tutto male per la verità. Però quello che hanno fatto molto probabilmente l'hanno fatto proprio per mettere in difficoltà la UEFA da un punto di vista politico e giuridico, perché c'è adesso una battaglia legale che potrebbe durare anche tempo. Immaginate se davvero verranno, dopo il deferimento, questi tre club rimasti verranno sanzionati con l'esclusione dalle coppe europee per 2 stagioni. E poi faranno ricorso, potranno anche vincere il ricorso dove? Non in sede sportiva, ma in sede ordinaria davanti ai tribunali dell'Unione Europea per quanto riguarda l'antitrust. E se poi vengono reintegrati a stagione in corso, che succede? O se non vengono reintegrati ma c'è un qualche risarcimento, che succede? E se nel frattempo i club della Superlega chiedono risarcimento ai club che se ne sono usciti, che poi dovranno pagare oltre lo scotto e l'umiliazione alla UEFA anche la Superlega, che succede? Di questo bisogna tener conto, di questo dovrebbe parlare Infantino, ed è proprio forse per questo che ha detto non andiamo allo scontro, perché ha capito da persona intelligente, forse più di Čeferin, che così non si va da nessuna parte, che con lo scontro si arriva soltanto a fermare queste competizioni. È chiaro che siamo comunque ancora nel terreno delle minacce, perché ripeto, io non credo che questa sanzione sia prevista dai codici, dalle regolamentazioni, dai regolamenti della UEFA, soprattutto per quanto riguarda la questione disciplinare, quindi l'esclusione dalle coppe europee. Ma è chiaro che si tratta di una minaccia forte anche nei confronti dei giocatori,
Perché noi stiamo parlando adesso a livello di campo, a livello sportivo, di una Juventus che fatica a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, e da questo potrebbero derivare tante conseguenze anche dal punto di vista progettuale. Giocatori che se ne potrebbero andare, giocatori che potresti non essere in grado di acquistare, stipendi che potresti non essere in grado di pagare, dirigenti che se ne potrebbero andare, allenatore che potrebbe essere esonerato, tante cose che possono cambiare. Metti che conquisti la qualificazione, ma te la toglie la UEFA, ti sta dicendo già da adesso: guarda che tu Ronaldo lo devi vendere, De Ligt forse lo devi vendere, Dybala lo devi... Cioè praticamente c'è un depotenziamento, e quello lì è immediato e attuale. Non credo che puoi dire: no Ronaldo, fai una cosa, resta qui perché poi a settembre vinciamo il ricorso, forse vinciamo il ricorso e possiamo andare in Champions League. Capite che non può funzionare. Se scatta quella sanzione è finita automaticamente dal punto di vista della progettualità, cioè bisogna fare i conti come se non si fosse andati in Champions League, anche se poi la Superlega non partirà, e non partirà comunque nel giro di pochi mesi, vista la situazione, e gli stessi fautori, estremi sostenitori, da Perez a Agnelli, hanno detto, ammesso candidamente, che non potrà partire. E quindi significa che poi ci sarà uno smantellamento della Juventus, del Real Madrid e del Barcellona, salvo poi riprendersi con gli interessi successivamente. Però intanto il tempo passa, le partite le fai, le competizioni le affronti in condizioni diverse. È chiaro che ci sono anche dei discorsi di incoerenza da parte di questi club, perché se veramente avessero voluto mandare fuori a calci la UEFA o uscire dalla UEFA, l'avrebbero dovuto fare secondo le regole, quindi 6 mesi prima annunciare: io me ne vado dalla UEFA, costituire effettivamente delle istituzioni alternative invece di un semplice torneo organizzato pure molto male a livello comunicativo. Però l'incoerenza c'è anche dall'altra parte, perché noi stiamo ascoltando dirigenti dell'Inter, dirigenti del Milan, che escono dalla Superlega, si fanno umiliare e punire con questo accordo che è un patteggiamento, però poi dicono: era un bel progetto e comunque le cose vanno cambiate. Quindi da che parte state? Stessa cosa l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ha diffuso una nota, insomma, si è espresso in termini molto contrari alla UEFA e molto favorevole alla Superlega, pur avendo firmato questo patteggiamento. Allora capite che ognuno sta badando ai propri interessi. E per esempio, perché i club inglesi sono usciti subito? Perché non hanno problemi a rinunciare al 5% dei ricavi UEFA, perché in Premier League stanno pieni di soldi, a differenza della Liga, a differenza soprattutto della Serie A, e quindi le conseguenze saranno più pesanti naturalmente per la Juventus in particolare, ma anche per Real Madrid e Barcellona. E nonostante questo hanno deciso di andare avanti, forse perché... può darsi, potremmo anche ipotizzare questo, perché è chiaro che anche la Superlega non è tutta quanta votata al salvataggio del calcio, ma è votata anche a salvare i propri interessi, che Juventus, Real Madrid e Barcellona sono talmente disperati a livello economico che preferiscono rischiare di uscire dalle competizioni piuttosto che rinunciare a qualcosa come la Superlega, che avrebbe dato loro invece grande slancio, grande rilancio, rinascita dal punto di vista dei conti, quindi tante risorse in più. Ripeto, quello che succederà è probabilmente solo negativo per i club che ancora non sono usciti dalla Superlega, però io sinceramente ne faccio anche un discorso di uomo libero di fronte al tiranno. Cioè, mi sembra un atteggiamento ben poco democratico quello della UEFA. Ripeto, se fossero delle sanzioni previste, va bene, ma non sono, probabilmente non sono previste, quella dell'esclusione, e neanche l'accordo che è stato firmato. Cioè, se questi nove club non si fossero prostrati e auto-umiliati, non avrebbero subito queste sanzioni, perché a livello codicistico non erano previste queste sanzioni. Quindi la UEFA è riuscita ad applicare delle sanzioni minime rispetto a zero sanzioni, zero che avrebbe potuto applicare a questi nove club, figuriamoci agli altri tre. E quindi hanno commesso un errore, ripeto, ancora più incoerente. Prima entri nella Superlega, poi accetti l'autoumiliazione con delle sanzioni che neanche ti spetterebbero. Ma ripeto, se invece mi sbaglio e delle sanzioni sono previste, allora ben venga che vengano applicate. Altrimenti siamo di fronte a una situazione di regime dispotico, praticamente, nei confronti di sudditi. Cioè qui siamo tra tiranno e sudditi. Questo è il rapporto non egualitario, e in una situazione del genere ben vengano i tentativi di rottura e di fuoriuscita per fare qualcosa di diverso. Grazie per l'attenzione per l'ennesima volta sulla Superlega, spero di avervi chiarito che cosa è successo nelle ultime ore e che cosa potrà succedere di qui alle prossime settimane, quindi fatemelo sapere con un like qui sotto e con i vostri commenti. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!